Buonasera a tutti, invito l'assessore Procopio Salvatore, l'assessore alla cultura e alla libertà dell'individuo, oltre che all'ecologia, e Pino Greco, prego, accomodatevi, perché questa sera noi avevamo in programma di presentare un volume, l'autore per motivi personali non è potuto venire, quindi parleremo lo stesso della tematica, perché è una tematica molto importante, con Pino Greco, che si presenterà lui da solo e dell'associazione che si batte contro le trivellazioni nel mare Ionio di fronte alla nostra costa, e ne parleremo con l'assessore Procopio, perché oltre ad essere assessore all'ecologia è anche un tecnico che lavora all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria, l'ARPACAL, ed è una persona che si è sempre occupata, oltre che di rifiuti, anche di questa tematica. E allora io subito passo la parola a Pino Greco affinché si possa presentare e si possa cominciare a parlare dell'associazione che anche rappresenti, d'accordo? Innanzitutto io voglio farti davanti a tutti quanti il ringraziamento di essere qua, perché so che hai subito anche un attentato di recente, e quindi purtroppo quando qualcuno mette diciamo voce e mano su alcuni temi in particolare, non diciamo, soprattutto quando si tratta del consumo di suolo in questa regione oppure dei rifiuti, vedremo che insomma la situazione è un pochettino particolare. Allora Pino, io ti do la parola, però non prima di averla come dire data all'assessore Procopio, perché lui come assessore all'ecologia deve ha voluto fortemente questo incontro. Voleva poter diciamo presentare il libro, il volume di Maurizio Bolognetti, che non è potuto venire, quindi si è documentato molto tecnicamente su questa tematica. Poi proprio perché a noi piace presentare i libri con la presenza dell'autore, noi non mancheremo di presentare anche un volume, che invece abbiamo qui l'autore principale, professore Franco Santopolo, quindi vi invito ad ascoltare questa prima tematica che aprirà la serata, per presentare poi un libro di una piccola casa editrice che si chiama Non Mollare, la Non Mollare Edizioni, che sono dei libri che facciamo noi come associazione di volontariato culturale, un po' superando la problematica che vi diceva ieri il professore Barberio degli editori qui in Calabria, che se uno vuole fare un libro se lo deve autofinanziare, stampare eccetera eccetera. Allora Salvatore, tu ci spieghi un attimino perché vuoi diciamo portare alla comunità di Botricello questa tematica, che è una tematica che riguarda il nostro mare. Noi dovremmo puntare sul turismo, quindi ci riguarda in maniera molto stretta, d'accordo? Ecco qua. Grazie. Allora grazie, buonasera, grazie Pino per essere venuto. Il nostro, diciamo, lo spunto è questo libro scritto da Maurizio Bolognetti, Le mani nel petrolio, che è un libro sostanzialmente che racconta della tematica, la risorsa del petrolio, e di una ragione in particolare che è la Lucania, la Basilicata, che è proprio, diciamo, a due passi da noi, siamo parenti stretti. Se ricordate le ferrovie Calabro-Lucana, e uno immagina che i destini di queste due regioni comunque sono legati. Sono legati anche da questa risorsa che è il petrolio. Io non voglio farla breve, avevo preso degli spunti da questo libro, perché la Basilicata è diventata nel giro di 15 anni la regione più ricca dal punto di vista della risorsa petrolio di tutta l'Italia, fornisce praticamente circa l'85% della produzione nazionale, addirittura da sola in grado, secondo i dati e le stime, di soddisfare il 10% del consumo italiano. Naturalmente quando si parla di petrolio uno pensa a una ricchezza, una risorsa, quindi la risorsa uguale a ricchezza. Purtroppo, come ho potuto anche di recente verificare per questioni legate al mio lavoro personale, questa regione tutto è tranne che ricca, o almeno chi è ricco non sta certamente in quella regione.
Ora, il problema non è discutere o disquisire se la ricchezza può venire dal petrolio o se il petrolio determina lo sviluppo, la qualità della vita di un territorio, ma è prendere coscienza di quello che in quel territorio è stato fatto e che lo stesso progetto, di questo il motivo per cui abbiamo cercato e chiesto a Pino Greco, che se ne sta occupando direttamente di questa questione delle trivellazioni nel Mar Ionio in particolare, perché lo stesso progetto che Eni, Total, Shell, tutte le multinazionali del petrolio hanno già attivato nella regione Basilicata, ma che il prosieguo, mi sembra di capire, con tanto di autorizzazioni ministeriali, verrà realizzato nel nostro territorio. Allora, io non voglio, diciamo, sottrarre molto tempo alle cose che riguardano il nostro territorio. Io pensavo che la questione del picco di Hubert, cioè quel famoso geologo credo britannico, in cui sosteneva che intorno al 2000-2010 si fosse raggiunto il picco del petrolio nel mondo, per cui non era più conveniente ricercare pozzi petroliferi e quindi abbracciare altre forme di sussistenza di risorse energetiche, quali per esempio quelle rinnovabili ovviamente, e pensavo fosse una cosa abbastanza ormai condivisa a livello nazionale e internazionale, visto che era stato proprio il limite dello sviluppo, questo studio del Club di Roma, che negli anni 70 aveva gettato le basi addirittura per lo sviluppo delle questioni economiche e ecologiche legate alla risorsa petrolio. La preoccupazione per cui l'obiettivo di questa nostra serata è anche quello sì di parlare di un libro, quindi di incitare alla lettura di un libro, chiaramente, che è una delle missioni della nostra manifestazione, ma di sviluppare insieme a voi, attraverso anche delle domande, un tema che è nel contempo assai pericoloso, perché, come probabilmente avrà modo anche Pino di spiegarci più avanti, alcune cose delle multinazionali, l'Eni in particolare, avvengono nella totale indifferenza delle istituzioni, a volte delle opinioni pubbliche e a volte ancora soprattutto di chi poi subirà i danni che queste trivellazioni, in particolare parliamo di petrolio, possono determinare. Allora io chiedo subito a Pino, che è venuto, diciamo, da Crotone, un territorio che ha conosciuto forse lo sviluppo in senso di crescita economica e non di qualità della vita, e che oggi sta subendo ancora la problematica legata alla questione della bonifica, di raccontarci anche quale pericolo questo territorio, che questo mare che sta di fronte a noi, quale pericolo potrebbe venire dal mare se questo progetto scellerato di Eni dovesse realizzarsi. Grazie, io vi ringrazio veramente per questo invito che mi avete formulato e che ho accettato con entusiasmo. Io abbiamo fatto anche un incontro con i membri della nostra associazione e abbiamo, come dire, avuto un grande momento di riflessione, no? Nel momento in cui abbiamo accettato questo incontro, un po' perché era stimolante il titolo del libro, Le mani nel petrolio, proprio in questa fase, eccetera, e poi perché, vedi, io stavo leggendo questa brochure, no? La conoscenza, nome femminile, che significa consapevolezza e comprensione di fatti, verità o informazioni. La nostra associazione si chiama Fabbricando l'Avvenire, e poi c'è un sottotitolo, diffondere conoscenza per raccogliere libertà. E allora nel nostro paese, nel nostro territorio, soprattutto nella nostra area, qui in Calabria, in queste zone, toccare alcuni argomenti può diventare
come dire, non rischioso ma scomodo, no? Cioè se io devo fare delle battaglie ambientali o di bonifica di siti industriali eccetera a Pordenone o a Milano o da qualche altra parte, mi occupo di ambiente, punto. Se invece bisogna farlo qui, in questa realtà, se lo devo fare a Crotone, a Isola, se lo devo fare a Reggio Calabria, in queste dall'Omega di Reggio Calabria e così via, beh allora devo mettere in conto tutte un'altra cosa, i silenzi colpevoli, le omissioni, le collusioni, la criminalità organizzata. Perché dico questo? Noi abbiamo deciso di fare questa associazione, e la faccio brevissima, di fare questa associazione dopo i vari silenzi che erano diventati da silenzi assordanti a silenzi colpevoli su alcune vicende. Ricordava bene l'assessore prima, Crotone era un po' l'anomalia positiva della Calabria, no? C'era questa, la grande industria che nasceva negli anni 20, che non era una cattedrale nel deserto, nata con l'intervento straordinario, cioè dal 1928 fino alla fine degli anni 90 queste fabbriche non è che hanno prodotto soltanto una ricchezza economica, ma hanno trasferito nel DNA di intere generazioni la sacralità del lavoro e la dignità dello stipendio che rende le persone libere e che non le fa diventare sudditi, che si presentano dietro la porta del padrino di turno con il cappello in mano. Nel momento in cui c'è stata questa dismissione selvaggia delle fabbriche, sia di Pertusola che di Enichem, che guarda caso comincia il declino subito dopo il 93, quest'anno è il 20° anniversario della notte dei fuochi, della rivolta, l'ultima rivolta operaia e cittadina che c'è stata in Calabria, dove sono state coinvolte dal mondo della Chiesa alle istituzioni, ai cittadini, ai commercianti, eccetera. Da lì, dopo quella rivolta, dopo quella grande mobilitazione delle coscienze, c'è stata la manipolazione delle coscienze, al punto che si è creata una desertificazione con i problemi che sono venuti a galla. E quali sono i problemi che sono venuti a galla? Quelli di carattere ambientale. Cioè noi ci siamo dovuti formare in associazione, abbiamo dovuto costituire quindi l'associazione per costituirci parte civile in un processo per omicidio plurimo colposo aggravato dalla colpa cosciente di disastro ambientale, perché per anni si diceva che a Crotone la fibra d'amianto che veniva utilizzata nelle fabbriche non esisteva, per cui quando sono cominciati i primi morti di mesotelioma pleurico, che è strettamente collegata alla manipolazione dell'amianto, e quando abbiamo dovuto scrivere un libro bianco sull'amianto a Crotone, quando abbiamo sollevato queste cose ci siamo chiesti ma perché? Cioè perché dall'altra parte si applica la legge dove il lavoratore che è stato esposto alla manipolazione dell'amianto gli viene riconosciuto per legge i benefici previdenziali, no? Che ti fanno andare prima in pensione, che ti riconoscono gli anni di lavoro usurante e così via. Perché a Crotone no? L'abbiamo scoperto perché a Crotone no, perché sono spariti 11.000 tonnellate di amianto, di scorie di amianto, di fibrette d'amianto, e non si sa che fine hanno fatto, se non sta venendo fuori ora la verità processuale, oltre che la verità, come dire, quella denunciata, quella reale, che questa fibretta d'amianto è stata buttata nelle discariche a mare, è stata occultata, eccetera. Per fare questo, chiaramente, non vai tu con la macchina, con l'utilitaria, ti apri il cofano e ti riempi di fibrette d'amianto. E là ci sono state delle complicità vere, cioè là ci sono state camion, ci sono state tutta una serie di questioni. Ed ecco perché questo silenzio tombale che doveva venire su questa vicenda. Siamo al dibattimento. E penso che prima della fine di quest'anno ci sarà una sentenza, che dopo quella di Torino sarà una sentenza abbastanza storica, ma ho fatto questo esempio proprio per mettere in evidenza la necessità poi di costituire un'associazione territoriale che fa rete con altre associazioni, con Torino, noi siamo in collegamento con l'ONU, siamo in collegamento con gli altri, perché qualcuno che dovrebbe fare la propria parte non la fa.
Cioè, io vengo da una militanza sindacale, dai consigli di fabbrica, vengo da tutta una serie di esperienze veramente esaltanti. E il fatto di aver costituito un'associazione che parla di queste cose per me è una sconfitta, perché non dovrei essere io a parlare di queste cose, dovrebbero essere gli altri a parlare di queste cose, quelle che occupano posti, ruoli, eccetera. E veniamo quindi, fatta questa premessa, veniamo alla questione del petrolio. Vedete, io ho scoperto per caso che anche la nostra area era interessata alle trivellazioni. In Basilicato non è vero che stanno bene, no, non si sono trasformati in texani, anzi, cioè il convento diventa sempre più povero e i fraticelli, qualche fraticello invece si arricchisce, no? Quindi facendo queste riunioni con le altre associazioni della Basilicata eccetera, stavamo discutendo sulle ricadute economiche di quello che già c'è, no? Sul famoso bonus idrocarburi, sulle royalties, su queste cose. A fine di una di queste riunioni mi hanno rivolto la domanda, dice: ma voi come vi state regolando in Calabria rispetto alle questioni che riguardano le nuove trivellazioni? Io pensavo si riferissero all'ENI. In realtà su questo territorio ci sono le richieste della TransUnion Petroleum, della Northern Petroleum con sede a Londra, della Shell, della Petroleum Celtic, che è una multinazionale irlandese, e così via. Cioè ci sono almeno sette grosse multinazionali nordamericane e nordeuropee che hanno messo gli occhi su quest'area. Perché c'è questo ritorno all'attenzione su quest'area? L'area che viene interessata parte dal Golfo di Taranto e arriva poi, questa è la prima, diciamo la prima mappa che era uscita. Ah, anche lei nell'ora con il mercato libero può anche fare ricerche e prospezioni di idrocarburi. Parte dal Golfo di Taranto e arriva fino al Golfo di Copanello. Cioè in pratica c'è quest'area a nord di Crotone, Torre Melisse, eccetera, eccetera, che viene interessata. Per quanto riguarda la nostra zona, tralascio tutta la parte di Rosato Capospulico, di Amendolara, Villa Piana, eccetera, eccetera. Poi c'è la parte proprio centrale, che riguarda proprio la parte di Crotone, e poi c'è questa parte che si aggancia da Capocimite e arriva, come potete vedere, fino al Golfo, no, mi pare che sia il Golfo di Copanello, questo cassotto. E queste cose non sono delle cartine, noi le abbiamo ingrandite, le abbiamo fatte, ma non sono delle cartine da album da disegno. Queste tavole sono state pubblicate sul bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse 31 gennaio 2013 e sono le istanze di permesso di ricerca. Una è la D63, l'altra è la D59, l'altra è la D64. Per quanto riguarda queste istanze di permesso, com'è l'iter? Queste erano state presentate già nel 2005. Nel 2005 avevano già fatto delle prospezioni sul nostro territorio e secondo quanto ci dicono i nostri geologi, tutti questi che noi ci siamo rivolti e anche degli studi della controparte, dicono, lo ammettono anche loro, che è un tipo di greggio di scarsa qualità. Quindi anche qui noi non riusciamo a capire tutto questo interesse. Dopodiché continua tutto l'iter, la richiesta al Ministero. Attenzione, non bisogna confondere il Ministero dell'Ambiente e il Ministero dello Sviluppo Economico. Tutte queste questioni sono di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico e del Dipartimento delle Georisorse e delle Ricerche degli Idrocarburi. Nel 2011 tutte queste richieste sono state tutte quante congelate perché, se vi ricordate, c'è stato un disastro ambientale nel Golfo del Messico.
Quel disastro ambientale fece riflettere la comunità internazionale al punto che l'onorevole Prestigiacomo, che all'epoca era presidente, era ministro dell'ambiente, non diede più i permessi per fare questo tipo di operazioni e addirittura impediva questo decreto legge che si potessero fare anche qualsiasi tipo, anche le ricerche dovevano essere fatte oltre le 6 miglia delle aree marine protette, di quelle aree dove sono dove c'è una vocazione turistica, dove ci sono problemi di subsidenza, eccetera, era molto restrittiva, per cui queste compagnie hanno tutti quanti provveduto a bloccare l'iter che stavano facendo. Purtroppo però il 16 ottobre 2012 si riaprono tutte le istanze perché è stato approvato il famoso articolo 35 del decreto legislativo 83-2012, passato alla storia come il decreto Passera. Con il governo Monti, il ministro Passera approva, fanno questo disegno di legge, l'articolo 35 ti consente di fare tutto quello che vuoi. Per cui tutte le multinazionali si sono nuovamente riorganizzate, sono tornate alla carica e siamo nella fase per cui è importante che ci sia un'azione di conoscenza e poi di acquisizione ufficiale di documenti. Cioè, io parlavo poco fa con il sindaco, cioè questo non deve essere il frutto di una chiacchierata che ci stiamo facendo tra amici stasera, ma le istituzioni devono chiedere ufficialmente, con atto ufficiale, al responsabile del procedimento, con tutti i riferimenti burocratici e così via, a che punto è la pratica che riguarda questo territorio, che riguarda il mare antistante questo territorio, per esempio, così come deve essere fatto Crotone, così come hanno già fatto i sindaci dell'Alto Ionio Cosentino, che si sono recati a Roma, hanno avuto già un incontro al Ministero dell'Ambiente. Abbiamo fatto un'audizione con tutti i sindaci di Amendolara, Villapiana e via discorrendo, a Roseto Caposculico, con la quarta commissione regionale all'ambiente presieduta dall'onorevole Gallo, e lì c'è stata un pronunciamento, come si suol dire, unanime, sia dai rappresentanti dal centrodestra, dal centrosinistra, non c'è stata differenziazione. Il 12 di luglio abbiamo fatto anche un'iniziativa a Crotone con Goletta Verde, perché abbiamo allargato sempre di più la conoscenza, no? Intervenuta Goletta Verde, abbiamo avuto contatti con il sindacato e con le organizzazioni di categoria dell'Alto Ionio Cosentino. Speriamo che anche in questo nostro territorio ci sia lo stesso movimento che si mette in moto. Quindi questo è lo stato dell'arte oggi, dove ci sono già una serie di questioni politiche e istituzionali che sono andate avanti. Dobbiamo agganciarci a questo movimento che si sta sviluppando, sia istituzionale che di gente, che di popolo, che si sta sviluppando in tutta la regione ionica. Io per regione ionica intendo la Puglia, la Basilicata e la Calabria. Dopodiché, per dire alcune cose poi chiudo, poi sono pronto a rispondere a eventuali domande, eccetera. La provincia di Crotone, a dire il vero, già il 23 luglio pubblicava, inviava la Transunion Petroleum Italia SRL, questa è la delibera della provincia di Crotone, delle osservazioni fatte dai tecnici del settore ambiente della provincia di Crotone, perché era già pronta l'avvio della procedura della valutazione di impatto ambientale. E queste osservazioni, ve ne leggo soltanto una per intenderci della gravità della cosa.
In riferimento alle stanze in oggetto, con la presente si comunicano le seguenti osservazioni. 1. L'ambiente marino e costiero di questa provincia non può essere danneggiato in alcun modo perché ha un equilibrio particolarmente delicato e costituisce una delle principali risorse turistiche su cui si basa l'economia locale. 2. Il Mar Ionio fa parte di un corpo marino chiuso e di estensione relativamente modesta, tanto da non avere alcuna possibilità di minimizzare gli effetti di eventuali disastri. Quindi, e poi continua così, altri 5 punti, sono 7 punti. Quindi, capite bene il punto in cui ci troviamo. E al silenzio anche in questa vicenda, no? Se stasera noi non ne stessimo parlando, no? Questa questione sarebbe destinata a passare sotto silenzio, anche questa, e domani magari ci troviamo di fronte alle nostre coste un derrick, una piattaforma, dove le istituzioni locali non hanno avuto neanche il modo di poter dire la propria, no? Io leggevo Botticello, Paese del pane e delle tartarughe. La tecnica dell'air gun per quanto riguarda la prospezione, la ricerca e poi l'estrazione di questo petrolio produce degli effetti estremamente negativi per i territori, per la flora e per la fauna marina. Non so fino a che punto. Posso fare un paio di domande? Sì. No, io volevo solo dire, infatti sono fatto questo, riprendo un attimo la parola, perché volevo garantire all'amico Pino Greco che come giornale Abolire la miseria della Calabria, noi abbiamo un sito web, non abbiamo una diffusione cartacea, però abbiamo un'ottima diffusione web anche su Facebook, e quindi ci faremo carico, ti do l'email, redazione@almcalabria.org, dove tu puoi mandarmi tutto e noi lo pubblicheremo, perché oltretutto grazie al web non abbiamo il problema dello spazio. Quindi anche questo con un video che stiamo registrando questa sera sarà diffuso per sensibilizzare su questa tematica alla quale io mi sento molto sulla quale io mi sento molto ignorante, benché sia un geologo dal 94, io mi sento ignorante per gli aspetti che stanno emergendo anche questa sera per la zona nostra calabrese, dove abbiamo delle concessioni. Qua bisogna farlo capire, se anche la regione Calabria fossero tutti d'accordo, come pare essere emerso nelle ultime riunioni, le concessioni sono a livello ministeriale, per cui vengono saltati i territori alla faccia del federalismo e si arriva con le decisioni prese dall'alto e in complicità, perché bisogna parlare di complicità con queste grosse multinazionali. E allora io, per parlare di questo, chiedo a Salvatore Procopio di fare queste domande e di darci se no le fai tu direttamente. No, allora io volevo chiedere a questo una cosa. Allora, tu ci hai raccontato delle procedure, delle intenzioni di Eni, eccetera, però hai citato anche il Ministero dell'Ambiente, il Ministero dello Sviluppo Economico, eccetera. Ma io voglio fare un passo indietro, perché bisogna che, noi dobbiamo, con gli strumenti che abbiamo, e considerata anche l'esperienza del territorio crotonese, su alcune industrie in particolare, capire meglio, perché quando si parla di petrolio si parla di ricchezza, no? Allora, è una preoccupazione delle associazioni ambientaliste, che nella maggior parte dei casi hanno avuto il merito di riportare alla ribalta alcune cose, oppure esiste realmente un pericolo di modifica irreversibile del territorio con l'uccisione, usiamo questo termine per capirci tutti, la distruzione della biodiversità, dei rischi, eccetera, senza, tra le altre cose, avere nulla in cambio dal punto di vista economico. Io l'altra sera vedevo, non so se c'eri tu, in una TV locale, la questione, per esempio, dei cittadini di Capocolonna che
pur vivendo di fronte ad un pozzo del gas, ancora comprano la, diciamo, la bombola e non hanno nemmeno la metanizzazione, al netto del discorso delle royalty. Io con te volevo discutere sulla base degli interrogativi, delle riunioni che vi siete posti, che poi costituiscono anche l'humus su cui l'opinione pubblica si può formare, perché fin quando un'azienda viene ad investire magari chiedendomi anche occupazione in cambio, lavoro e quant'altro, in un territorio bisognoso di occupazione, chiaramente soprattutto chi amministra deve porsi l'interrogativo se scegliere una strada e un'altra. Allora la domanda è: quali sono i rischi reali per il territorio, se ce ne sono, per quanto riguarda l'ambiente, le malattie che possono derivare da eventuali aumenti di inquinanti sul territorio? Perché su questo forse si può convincere l'opinione pubblica a costruire insieme una lotta. Sì, partiamo dalle questioni economiche, no? Visto che è un momento di grande crisi, sappiamo tutti il momento difficile che ogni persona di questa nazione, dell'Europa, sta vivendo. E quindi cominciamo con le ricadute economiche. Allora, Crotone, diciamo, da questo punto di vista è punto di riferimento, no? Perché mentre si sta facendo da altre parti le battaglie per non farle arrivare le piattaforme, noi le piattaforme già le abbiamo e sono delle piattaforme che sono presenti da noi sin dagli anni 70 e che hanno contribuito per il 16% alla produzione di gas metano a livello nazionale, cioè non è poca roba. Cioè noi in pratica a Crotone abbiamo 30 pozzi, sono 30 pozzi produttivi. Ionica Gas Eni occupa 35.000 metri quadri di area occupata, sia per quanto riguarda il mare che per quanto riguarda le centrali. Ha una produzione dal 2004 al 2013, una media di 14.397.729 standard metri cubi all'anno. Quindi uno dice: è ricchezza. Ma non è ricchezza per la gente, nel senso che le ricadute economiche, occupazionali, tariffarie, no? Sono zero, sono quelle, ora vi dico anche i termini numerici. Negli anni 20, quando sono nate le fabbriche, sono nate per tre questioni fondamentali, perché c'era l'energia a basso costo per gli invasi silani, no? Perché c'era un porto che era strategico per la commercializzazione e per l'acquisizione della materia prima, e perché c'era una manodopera che andava formata. Infatti si sono nati immediatamente l'istituto chimico, già negli anni 20, il liceo classico e così via. Quindi il Donegani. Quindi, come dire, uno dei fattori principali era proprio l'energia. Per cui tu dici: io ho queste fonti energetiche, no? Si potevano fare degli accordi dell'energia a bocca di pozzo per quanto riguarda le fabbriche, che erano, quindi si potevano abbattere i costi da questo punto di vista, eccetera. In realtà le fabbriche sono state chiuse, nonostante ci fosse questa grande ricchezza che ti consentiva di abbattere i costi e di essere poi competitivo con gli standard internazionali della metallurgia non ferrosa e della chimica. Perché è avvenuto questo? Dopodiché, a fronte della chiusura delle fabbriche, le ricadute quali sono state? Le royalties vengono utilizzate come quelle perline colorate che si danno agli indigeni del luogo quando tu devi conquistare una terra, cioè nel senso che vengono erogate quando vengono erogate, ed è un cerotto che tu metti alla marineria crotonese perché non possono andare più a pescare. Per cui c'è una sorta non di investimento, di creazione di nuove occupazioni, c'è una questione di mera e pura assistenza di questo secolo, un assistenzialismo che non è produttivo, no? Mai si è pensato, per esempio, di impegnare l'Eni, di impegnare Ionica Gas in una
in una convenzione per quanto riguarda invece l'erosione della costa. Il promontorio di Capocolonne, se voi venite a visitarlo, vedete che è sempre di più deteriorato. Ci sono problemi seri di subsidenza, ma che noi possiamo semplicemente dirlo così, che ci sono, che è collegata al metano. Non è mai stato fatto un osservatorio del monitoraggio sulla subsidenza nel territorio di Crotone. Dopodiché si discute del bonus idrocarburi. Sapete che è stato introdotto il bonus idrocarburi, che laddove viene estratto questo metano, petrolio eccetera, viene dato un contributo ai cittadini per quanto riguarda uno sconto alla pompa di benzina. In Basilicata, che è il più grosso, gli danno 140 euro all'anno a chi è in possesso di patente, che con questa carta può andare e può mettere, può fare gasolio, può fare benzina eccetera. 140 euro all'anno, cioè proprio una cosa di quelle, un'elemosina, no? Rispetto a questa cosa, ma c'è, è una cosa di questo tipo, bonus idrocarburi, piccola differenza, i carburanti in Basilicata costano più cari di tutti, per cui quando tu vai a fare con la carta è come se la facessi a Botticello senza carta. E quindi questa è già la prima cosa, e non c'è un controllo sociale rispetto a queste ricadute. Da noi il bonus idrocarburi trattandosi di metano è inferiore, per cui dai calcoli fatti sia dal Ministero eccetera dovrebbero toccare, anche perché non c'è nessun registro come prevede il decreto ministeriale per quanto riguarda le produzioni eccetera, dovrebbero toccare qualcosa come 28-29 euro a persona all'anno, al che c'è una modifica al decreto e si dice che questi soldi vengono tutti quanti messi insieme e invece di darlo al singolo cittadino che con 30 euro all'anno non ci fa niente, si fanno dei progetti per benefici alle popolazioni residenti. Uno pensa, vabbè, arrivano 500.000 euro, ci faccio un progetto magari per la differenziata, magari ci faccio qualcosa. No. E sono stati spesi in maniera discrezionale, per esempio 300.000 euro del bonus idrocarburi, l'amministrazione comunale di Crotone ha pensato bene di regalarli a un aeroporto chiuso per contributo marketing, cioè stampa, televisione eccetera, cioè da noi quelle perline colorate diventano caramelle avvelenate, cioè nel senso che non c'è nemmeno un coinvolgimento del territorio rispetto, questa è la logica. Se a questo aggiungiamo anche l'altra cosa, proprio la dico marginale ma che è importantissima, che di fronte a noi c'è la Grecia, e lì in Grecia le piattaforme sono già iniziate a operare, no? Con un ritorno economico di 21 miliardi in 25 anni, che i greci, il governo greco ha accettato perché è proprio all'osso, quindi si impoverisce, no? Una società, una nazione eccetera, poi arrivi tu, quello che gli dai gli sta bene. Allora, il problema è qui su Crotone abbiamo parlato di 14 milioni di metri cubi all'anno di questa ricchezza che viene estratta. Come poi vi manderò i documenti, tutti i dati ufficiali, eccetera, eccetera, ma i numeri sono questi, ufficialmente validati, no? Ed è questa la ricaduta. Cioè non esiste un rapporto costi-benefici. Ma esiste un rapporto di grave questione, compromissione dell'ambiente, ma non dell'ambiente che dobbiamo salvare l'alberello eccetera eccetera, ma della vocazione turistica, naturalistica di un territorio, e che tipo di turismo di qualità, di nicchia tu vuoi fare. Cioè riqualificare il promontorio di Capocolonne significa invece di fare le colate di cemento, significa, no, attrarre un turismo mirato, un turismo che anche se c'è la crisi, no, si reca in quei posti perché è attratto da una questione specifica, no? Abbiamo la riserva marina più grande d'Europa, con queste cose verrebbe completamente inficiato, quindi se noi andiamo poi a discutere potremmo continuare all'infinito rispetto a questa cosa, con una bonifica ancora aperta e con quelle fabbriche che stanno inquinando più da morte che da vive, e dove non si pone nessun tipo di ragionamento di quell'area, tu che cosa ci vuoi fare. Queste sono in linea di massima le questioni, quindi le mani nel petrolio
Sì. Poi una battuta volevo fare, vedete? Quando si parlava, tu dicevi il fatto che la comunità scientifica è andata avanti, eccetera, no? Rispetto alle energie rinnovabili e tutto il resto. È completamente vero. Cioè, l'età della pietra è finita non perché sono finite le pietre, ma perché c'è stata un'evoluzione dell'uomo, della scienza, della tecnica. Noi qui sul nostro territorio abbiamo paleoliche, biomasse, fotovoltaico, metano e ora pure il petrolio. Cioè, siamo terra da conquista, insomma, è una Calabria venduta. Posso dire una cosa? Grazie, sì, apriamo subito il dibattito. Chiederei solo una cortesia agli interventi, di aprire intanto le domande e le curiosità, poi magari le riflessioni, professore, le facciamo. No, io volevo solo... Prego. Franco, vieni qua al microfono. Di riflessione, perché ho la netta impressione che qualche volta ci raccontano le favole e finiamo col crederci. Io ho fatto una battuta l'altra volta dicendo che la Calabria e le regioni meridionali vicine, in particolare, cioè siamo sotto l'occhio della comunità economica europea che ha indirizzato i fondi in una certa direzione, Campania, Calabria, Puglia e Basilicata. Per cui è diventata terra di conquista. Alla Mezia molte multinazionali hanno aperto degli uffici perché così risparmiano i soldi del viaggio. Poi mi è capitato, diventeremo la fogna d'Europa, questo è il concetto chiaro. L'altro aspetto è che mi è capitato di leggere una circolare che queste ditte che operano nel settore dell'eolico danno ai loro procacciatori d'affari. Allora ogni tanto arriva un tizio con una valigetta 24 ore, arriva nel comune, giusto per fare un nome, di Sorbo San Basilio, che sulla carta geografica, in una carta a 100.000 neanche si vede, non ha parenti, quindi non è uno che è emigrato in America e torna per beneficiare il proprio comune, e va a proporre una centrale a biomassa chiave in mano, no? Con un'elemosina. Ora, la circolare che questo signore, prima di partire da Ginevra con la valigetta, ha ricevuto, c'è la raccomandazione di andare a visitare i comuni più poveri, quelli meno garantiti e quelli che hanno una popolazione che qualsiasi cosa gli si faccia addosso la fanno passare tranquillamente. Ora, io vorrei chiarire alcune cose. È vero, il petrolio è ricchezza, ma per chi? A chi produce ricchezza? Non certamente alla popolazione, non certamente a noi. Noi abbiamo un esempio a Semeri Criti, hanno fatto la centrale elettrica a metano, promettendo 20 posti di lavoro che non ci sono mai stati, ma in realtà quello che sta succedendo è che tutto il litorale intorno al mare di Semeri Criti fino a Sellia è cambiato. Quante volte negli anni passati chi fa i bagni a Sellia ha incocciato nelle meduse? Adesso sono a tonnellate le meduse. Perché quell'acqua calda che prima avrebbe dovuto avere un indirizzo diverso, ma sono riuscito a fallire anche in quel progetto, doveva servire a riscaldare 200 ettari in serra per coltivare rose, ma non sono riuscito a mettersi d'accordo con l'azienda che doveva fare questo impianto, che poi tra l'altro è una persona che io conosco molto bene perché è uno dei più grandi coltivatori di rose d'Italia e io l'ho seguito quando operava solo in provincia di Bari. Questo signore ha trovato comodo, vedendo che in Calabria si tergiversava, è andato a fare lo stesso tipo di impianto in Abruzzo, dove c'è un'altra centrale e utilizza quell'acqua calda. L'acqua calda viene riversata a mare, la temperatura media del mare si è alzata e sta cambiando completamente la fauna ittica del Maggiore. Ora, il problema vero è che tutti i lavori che io sto facendo, e la chiudo qui perché sennò diventa un discorso lungo, io sto lavorando molto contro determinati tipi di investimenti che sono le paleoliche. Dal 2010, guardiamo l'aspetto salute, dal 2010 finalmente abbiamo degli studi sulle paleoliche. Prima non sapevamo quali potevano essere gli effetti indotti, potevamo immaginare che ammazzassero qualche uccello, che allontanano i pipistrelli, bla bla eccetera. In realtà gli infrasuoni, quelli che non si sentono, provocano insonnia. Allora voi cominciate, una sera non dormite perché avete mangiato pesante, un'altra sera non dormite perché avete pensieri. Se cominciate a non dormire per un anno, insomma il problema non è poi quello, no? Ed è una cosa. Hanno verificato che turba l'accumulazione di glucosio, cioè predispone l'uomo al diabete. Non significa che tutti prenderanno il diabete, ma chi è predisposto potrebbe correre questo rischio.
sulle centrali a biomasse non vale la pena neanche di parlare, voglio dire solo una cosa, a parte che producono 90 mg di benzoapirene, che non è un nome elegante della vitamina C, è qualcosa di leggermente diverso, per ogni tonnellata di legna da bruciare. Ma l'aspetto, gli aspetti sono due, e ho finito. Noi esportiamo il 64% di energia, non abbiamo bisogno di produrre altra energia. L'ipotesi, la Calabria. L'ipotesi potrebbe essere quella che una volta che ho raggiunto il 64% corrisponde a quanto produce la centrale a carbone di Rossano. Allora chiudiamo. Se il mio esubero è inquinante, non voglio l'esubero. Andiamo a parità di conti e chiudiamo Rossano o riconvertiamola. Quindi non abbiamo bisogno di energia, i soldi dell'energia non finiscono a noi. Perché vengono qua? Perché sulle pareoliche hanno il 40% di contributo a fondo perduto, perché sulle pareoliche hanno i certificati verdi. Il certificato verde ormai è una moneta contante che si spende in tutto il mondo, sono tutta una serie di motivazioni. Ma l'aspetto ancora più ridicolo e drammatico, adesso arrivo alla domanda, l'aspetto drammatico è un altro, cioè in sostanza il legno per le biomasse viene pagato a 3 euro quintale, per altri usi il prezzo va da 18 a 27 euro quintale, il che vuol dire che alle biomasse va lo scarto. Ma se io ho fatto un calcolo in base alle foreste che ci sono, alla produttività media di una foresta, a quello che si può tagliare, se tutto il legno prodotto dalle foreste calabresi venisse indirizzato alle biomasse, mancherebbero 570.000 tonnellate per farle funzionare a pieno ritmo. La vicenda di Cutro è emblematica. Quindi è venuta, si è preso i soldi, quella di Sorbo San Basile, che è piccolissima, costerà 15 milioni di euro. No? Allora, la domanda è: se noi siamo in grado di passare, credo che in questo, proprio per il modo come le amministrazioni vengono trattate, cioè vi hanno chiamato cretini, dicono ai loro procacciatori d'affari andate nei comuni in cui c'è qualcuno che non capisce niente, o addirittura qualche ufficio tecnico corruttibile, no, la strada è aperta. Allora, o facciamo un movimento di massa, io ho partecipato al movimento di massa in Basilicata contro le scorie tossiche, sono dura 50 giorni, giorno e notte, con la 106 bloccata, la Puglia che non era raggiungibile, tutta una serie di problemi di questo genere. Dalla Basilicata continuano a scrivermi, tenendomi al corrente sulle trivellazioni che sono previste nella zona, nel parco di Metaponto. Allora, il problema è che o questo diventa un problema sociale, un problema nostro, e ce ne occupiamo e facciamo delle battaglie vere, oppure avremo perso l'ennesima battaglia e non ci resterà che partire, ma non so dove potremo andare. Questo è la sostanza. Grazie Franco. Sì, allora se c'è qualcuno che vuole fare una domanda, vuole intervenire, può avvicinarsi. Sindaco, l'hanno chiamata in casa, Giovanni Puccio, vedo che sei ad ascoltarci, quindi tu sei un responsabile di partito, quindi una classe dirigente che è chiamata direttamente in causa. Però ecco, quello che volevo dire, una cosa che per chiarire, perché è bene che si comprenda, certe volte noi siamo abituati ad usare dei termini come la subsidenza, che magari non sono facilmente comprensibili, però è un fenomeno semplicissimo da spiegare, perché se si succhia una cannuccia da una roccia serbatoio, quella roccia tende ad abbassarsi, e con i problemi che già abbiamo dell'erosione costiera, abbassare il livello di capocolonna piuttosto che di un'altra zona significa proprio darsi la zappa sui piedi. Quindi su questa ragione Franco, che io lo ringrazio per l'intervento, perché è vero che bisogna creare un movimento, sì, potrebbe diciamo, potrebbe, ecco. Allora, se c'è qualcuno che vuole intervenire, siamo qui per parlare di questa tematica questa sera, quindi c'è Pino Greco che è disposto a darvi altri chiarimenti, qualche intervento. Cioè, il movimento diciamo che si è creato, cioè nel senso che io ho parlato dei sindaci di tutta la fascia, per quanto riguarda la Calabria, tutta la fascia ionica, no? Dell'Alto Ionio Cosentino. Ho parlato dell'organizzazione di massa, per esempio in quell'area la CGIL è intervenuta in audizione, ha preso determinate posizioni, la CIA, l'associazione dei coltivatori, cioè non è una cosa isolata, no? Cioè non è il movimento pur importante che
per cui tu ti riferivi, quello di Scanzano Ionico, no? Quando delle scorie c'è. Questa volta c'è, come dire, una presa di posizione netta da parte, per la prima volta, da parte delle istituzioni. Noi su questa cosa qua noi ci puntiamo molto, perché per esempio un'associazione che può denunciare, può sensibilizzare, può portare avanti, può fare i blocchi stradali, può aprire il conflitto, però poi c'è bisogno di un protagonismo vero delle istituzioni in questa vicenda, no? Perché altrimenti vengono esautorate completamente. Noi per esempio questo movimento che è nato così eterogeneo, così è abbastanza partecipato, si chiama Med No Triv, sono le cose puntate Mediterraneo No Trivelle, Med No Triv. Al Med No Triv c'è l'Ola della Basilicata, l'organizzazione locale ambientalista, c'è tutta la parte di Policoro, Scanzano, tutta quella zona, ci sono i sindaci di Amendolara, di Villa Piana e così via, e insieme hanno già fatto il primo incontro con il direttore generale del Ministero dell'Ambiente. Era stata annunciata la visita del ministro Orlando a Crotone per ben 3 volte, e ora pensiamo che martedì sia la volta buona che il ministro Orlando trova un po' di tempo per venire in Calabria, così come l'impegno che aveva preso, in maniera tale che a presa diretta, no? C'è anche un protagonismo delle istituzioni. In più stiamo portando avanti una battaglia per quanto riguarda quello che dicevi tu, che era molto importante, il fatto che si decide a livello ministeriale, tu non decidi niente, eccetera. Beh, su questo ci sono gli avvocati che fanno parte di questo movimento, ex giudici di Corte Costituzionale, eccetera, che hanno già formulato tutta una serie di osservazioni per quanto riguarda anche l'anticostituzionalità di queste cose. In pratica è aperta una discussione. La cosa... Ma la legge sull'eolico calabrese è stata dichiarata nel 2010 incostituzionale in 7 punti su 10, ma continua ad operare. Che domanda? Non siate timidi. Volevo chiedere a Pino, ogni 6-8 mesi, un anno, noi vediamo sulle nostre strade qua in questa zona dei ragazzi che con tachimetro e altri aggeggi misurano i dislivelli del suolo in diversi punti fissi lungo questo tratto che va da Soverato fino a Punta Alice. Sono ragazzi che io, per curiosità chiedendo, mi hanno detto operano per conto dell'ENI. Lei sa qualcosa di queste misurazioni e se sono accessibili anche, diciamo, alle istituzioni? Grazie. Che ci sia un'attenzione sul nostro territorio, visto appunto la ricchezza di cui stiamo parlando e la strategicità della questione. Ci sono queste attenzioni chiaramente. Noi, diciamo, come associazione sappiamo che operano per quanto riguarda le verifiche dei gasdotti, per un motivo. Per quanto riguarda noi, se hanno rapporti con le istituzioni, questo non te lo so dire. Cioè, la fascia tutta quanta. E infatti la spiegazione che ci è stata data è anche questa abbastanza, come dire, significativa. Cioè, nel senso che da noi non esiste una raffinazione del greggio, cioè in pratica ci sono le centrali, dopodiché il metano nostro, cioè quello che viene estratto da queste parti, è in gasdotto, attraversa mezza Italia e arriva a Ortona. Cioè, le spiegazioni che abbiamo avuto noi sono queste, però noi più di questo non abbiamo potuto e ne abbiamo avuto modo di approfondire. È una cosa molto importante, ma su questa cosa qua dovrebbe, come dire,
intervenire più che altro l'ente territoriale competente. Se a noi hanno detto la fesseria o hanno detto la verità, insomma. Cioè, noi sappiamo che è un monitoraggio continuo per quanto riguarda il vettoriamento del metano che va verso Ortona. E il livello altimetrico di posizione fisse, come la stazione di Botticelli per esempio, questa è una stazione a 75 metri dal livello del mare, e viene battuto qua in questo punto per vedere se ci sono variazioni. Noi non abbiamo, cioè le istituzioni, la regione Calabria, i comuni eccetera eccetera, questo che stai dicendo tu, è questo quello che stiamo chiedendo noi, un ufficio del monitoraggio per quanto riguarda le questioni della subsidenza, che molto bene spiegava il geologo. E loro, io prendo per buona la cosa che dici tu, cioè loro sicuramente ce l'hanno, non l'abbiamo noi, non abbiamo noi il dato, così come non abbiamo noi il dato di quanto realmente si produce su questo territorio, perché non c'è l'apposito registro che prevede d'altronde la legge, ritorniamo alle questioni di legge che vengono approvate e poi non si rispettano, però ecco, questa è la questione. Cioè, io so che si estraggono 14 milioni di metri cubi di metano all'anno, di media. Ma i dati sono ministeriali e i dati sono dell'ENI, no? Che poi in base a quanto estrae versa il gettito per le royalties, ma sono i dati loro, non sono validati, no? Da quello che pur prevede la legge, l'articolo 48 del decreto ministeriale del febbraio 2011, che occorre apportare tutte le registrazioni su apposito registro dove ci sia non soltanto una parte ma tutte e due. Istituzionalmente questo ancora da noi non c'è, e questo è anche lo stimolo, il pungolo che stiamo portando noi nelle varie audizioni, nelle varie cose che facciamo, così come non esiste l'ufficio della subsidenza. Loro probabilmente sono molto ma molto più attenti e informati di noi, dei cittadini, delle istituzioni eccetera. Ecco l'importanza del fatto che un'associazione può arrivare, cioè fino a un certo punto. Io infatti all'inizio di questa nostra conversazione dicevo, più aumenta l'interlocuzione di un'associazione, più diventa negativo per l'istituzione, perché se aumenta la mia visibilità vuol dire che c'è qualcuno che dovrebbe fare il proprio dovere che non lo sta facendo. Cioè, è importante invece pungolare, stimolare affinché queste cose che stiamo discutendo stasera siano prese con grande senso di responsabilità da chi rappresenta il territorio e i cittadini che hanno votato su questo territorio. Se ancora crediamo nella democrazia, se ancora crediamo che l'Italia sia un paese democratico, perché altrimenti tra poco noi ci troveremo rispetto a una democrazia vigilata, controllata e così via. Cioè, noi ancora crediamo in questa cosa, noi abbiamo un grande senso delle istituzioni. Il fatto che noi stiamo chiedendo la visita di Orlando qui, su questo territorio, è perché non so fino a che punto e fino a quando questo poi non si tramuta e si trasforma in conflitto, perché al conflitto si arriverà se continua questo tipo di situazione. Non partirà da Crotone, partirà da Matera, non lo so, partirà dalla Puglia, partirà da Scanzano ancora una volta, non lo so, ma questo aggravato, aggiunto alla crisi economica, alla difficoltà degli amministratori, ai sindaci che sono in prima fila e che spesso non riescono nemmeno a dare le risposte che devono dare, a tutta una serie di tematiche e di questioni si aggiungono poi questi interessi incredibili che impoveriscono sempre di più i territori e rendono sempre di più sudditi le persone. Prima il singolo cittadino, ora anche chi rappresenta i cittadini, cioè anche un amministratore, oggi fare un amministratore di un comune diventa molto ma molto più difficoltoso che fare il Presidente della Repubblica, insomma, voglio dire, no, scusatemi il paragone, ma è così. E io ho preso positivamente, abbiamo accolto positivamente quella determinazione tramutata in ordine del giorno numero 97, proposto dall'onorevole Franchino, che è del PD, l'onorevole Franchino, Mario Franchino, che è in quarta commissione, votato all'unanimità da tutti, che mette in mora il governo rispetto a determinati tipi di questioni, ma votato da tutti, da Magno, Orsomazzo, cioè da tutti i membri della commissione, votato all'unanimità. Ora si tratta di controllare che questa cosa abbia un seguito.
Cioè, e questa è la parte importante. Se fallisce questo tipo di ragionamento, qui non è una battaglia delle trivelle, non è una battaglia del fatto se le ricadute, eccetera. Noi riteniamo che questa sia una battaglia di libertà, ma veramente una battaglia di libertà. La libertà della trivella, non dal territorio, libertà della trivella dalle nostre coscienze, perché ci stanno trivellando le nostre coscienze. Cioè, e questo è il punto fondamentale, questo è il senso della nostra battaglia. Scusa. Allora, se c'è qualcuno che vuole intervenire, io invito a farvi avanti. No, io volevo, se non ce ne sono domande, ma spero che ce ne siano, perché ci hai dato alcuni elementi. Siccome noi siamo partiti da una similitudine con quello della Basilicata, dove in realtà la maggior parte dei pozzi attualmente esistenti, quelli per cui mi pare, se sono veri i dati dal punto di vista delle informazioni tratti dal libro, ma anche da altre questioni e fonti che io ho potuto verificare, ci sarà un'attività di ricerca e quindi di apertura di pozzi per altri 15 anni ancora, oltre all'attività ovviamente fino al 2050. E lì c'è già tutta una problematica legata all'inquinamento, falde acquifere, la famosa alga cornuta, cosiddetta volgarmente. La questione che io ritorno a bomba, perché è la questione sulla quale noi possiamo fare forza, se dal punto di vista poi scientifico e tecnico queste questioni si possono risolvere. La questione del petrolio esiste, professore, ed esiste in maniera seria, perché esiste il problema dell'energia. Questo è uno dei paesi che consuma energia in maniera straordinaria. Allora, se il petrolio no, le paleoliche no, nucleare no, da qualche parte bisogna che il risparmio energetico no, perché è una cosa complicata. Mi domando se bisogna con la stessa leva intervenire anche sul comportamento dei singoli per poter ridurre quel poco che abbiamo ancora. La domanda: noi non abbiamo un pericolo legato all'inquinamento del mare e quindi anche dell'entroterra dal punto di vista dell'attività industriale in per sé, al netto delle questioni che hai ben evidenziato, che sono emerse anche degli interventi? La mia domanda è possibile che noi possiamo concentrare questa lotta soltanto e solamente su questo aspetto, che è l'aspetto, a mio giudizio, più importante poi? Sì, allora la lotta noi la stiamo impostando su tre questioni fondamentali. La prima è la conoscenza e la sensibilizzazione, cioè l'informazione, no? La seconda è la questione del controllo sociale delle tecnologie, poi alla fine, no? Perché tu hai detto bene, quello no, quello no, quello no, ma che vuoi? Però se io i parchi eolici li faccio fare alla mafia, se io le cose, le autorizzazioni le do senza sentire i sindaci, eccetera, eccetera, e mi trovi Derrick qua, che tipo di tecnologia utilizzano questi? Cioè TransUnion, non sto dicendo Eni, dico quelli che sono ancora più pericolosi, perché l'Eni, essendo ancora partecipata dallo Stato, eccetera, tu vai là al Ministero e fai il blocco stradale, fai le cose, eccetera. Quando parli di TransUnion, di Northern Petroleum, cominci a parlare di Londra, cominci a parlare di Dublino, cominci a parlare con sede come multinazionali che poi hanno una diramazione molto più complessa, eccetera. Cominci a insomma, la cosa comincia a essere ancora più complicata. Allora, che cosa succede? Allora, che tecniche hanno presentato al Ministero? Hanno presentato al Ministero una cosa molto semplice, una tecnica che il geologo, secondo me, conosce meglio di me, sa spiegare meglio di me, che si chiama Airgun. Questa tecnica dell'Airgun è come se fosse un bombardamento al sottosuolo marino con aria compressa. Quest'aria compressa, giusto per intenderci, parliamo di aria compressa. Questo procedimento tecnico produce anche una serie di onde, no?
che si propagano nel mare, in tutto lo specchio d'acqua, non soltanto direttamente interessato ma anche quello antistante eccetera, e ha provocato, scientificamente provato anche questo, una serie di spiaggiamenti di delfini, ha creato che non prendevano più sonno, insomma, come con le paleoliche, ecco, delfini, cetacei e così via. È chiaro che questo va a deturpare, oltre la fauna marina, quindi il pescato, i pesci, eccetera, anche la flora marina, no? E quindi andrebbe a essere inficiata completamente tutta la catena alimentare che riguarda i territori, con gravi diseconomie poi dell'economia, della cosa, eccetera, eccetera. Sull'altra questione invece, che era stimolante la cosa, sugli studi che fanno, vai lì che c'è quello che non capisce niente, puoi fare l'esempio, quello che, è la circolare, l'esempio che io ho letto il documento, il malloppone che ha presentato l'Enel per quanto riguarda quella parte delle richieste che ha fatto. C'è una parte che riguarda proprio i territori, dove proprio li dividono, così come vengono divise queste fasce, no, con questi colori, li divide, e c'è popolazione, utilizzo questo termine che io quando l'ho letto sono rimasto proprio allibito, popolazione addomesticabile, e c'è un colore, poi quella che è meno addomesticabile c'è un altro colore, eccetera, fino ad arrivare al rosso, che è diventato continua a restare il rosso conflittuale, insomma è così, ma si parte dal giallo al marroncino, eccetera, e ci sono proprio le zone, ma con studi scientifici, io la sto banalizzando, la sto ridicolizzando la cosa, ma quando l'ho letto è veramente degli studi seri di sociologi, psicologi, hanno una sezione che si chiama progetti speciali, rapporti con le istituzioni, eccetera, è una cosa veramente scientifica da questo punto di vista. Non ti dico il colore nostro. Lo immagino. Innanzitutto ringraziamo Pino Greco per essere stato qui, io invito tutti voi che vorrete poi firmare il referendum eventualmente ad andare lì al banchetto, e innanzitutto pregherei all'assessore Procopio, alla cultura e alla libertà dell'individuo, siccome adesso parleremo di libertà, di non abbandonarci, che e invito Franco Santopolo, di cui abbiamo appena sentito un intervento, perché Franco è una persona di una cultura poliedrica, avete potuto già avere modo di apprezzarlo prima, e insieme con Filippo Curtosi, che anche questa sera non è potuto venire perché purtroppo la moglie continua a non stare bene, ad avere bisogno dell'ossigeno a casa e quindi è in una condizione veramente un po' triste, e vi mando ovviamente un saluto. Questo libro nasce proprio per una volontà di Filippo, per l'anarchico di Briatico, ed è Franco, accomodati, cambiatevi di posto. Pino, ti ringrazio per l'intervento che hai avuto, ciao. Nasce, il libro ve ne parlerà, io sono tra gli autori ma in ordine alfabetico per primo, ma ho fatto un lavoro, diciamo, di mera filtrazione dei materiali, documenti, fotografie che Filippo ha raccolto per anni, e che Franco Santopolo sapientemente ha messo insieme in quanti giorni, Franco? Dicevi l'altra volta quattro giorni, quindi troverete pure magari dei refusi, troverete delle cose, perché in realtà l'abbiamo voluto stampare in economia come associazione di volontariato culturale proprio in quell'occasione. Mi ricordo ci siamo costituiti come casa editrice Non Mollare Edizione, e da quel momento abbiamo deciso di promuovere noi stessi
libri autopromuovere su internet, ovviamente sia in formato cartaceo che in formato elettronico, saltare quella che è la difficoltà principale degli editori, che è la distribuzione, e far sì che chi voglia fare il proprio libro, comporre un proprio libro, lo possa fare in modo molto economico. Però il fine vero è questo libro, che ha un prezzo di copertina di 10 euro che vi invito ad acquistare, perché tutti i ricavati, oltretutto c'è un 50% di sconto, quindi acquistabile con 5 euro dalla signora Luciana. E questo volume è un volumetto leggibile molto facilmente, però che racconta la storia di un nostro conterraneo che ha lottato ed è morto per la libertà. Prima Pino Greco parlava di diffondere conoscenza per raccogliere libertà. Lui, in un periodo della vita in cui il fascismo aveva limitato completamente le libertà dell'individuo, si è battuto insieme a fianco a Carlo Rosselli, poi ve ne parlerà bene lui, e soprattutto il suo nome è legato a Camillo Berneri, con il quale però veniva visto un po' come una persona factotum, ma anche il braccio della mente. E in realtà poi Franco forse ci spiegherà che non era così. Allora, io innanzitutto, prima di passare la parola a Franco, vorrei che tu ricordassi l'associazione del signor Leone, perché noi abbiamo qui tanti stand, tra cui questa degli scacchi, che è un altro modo per renderci conoscenza e renderci liberi attraverso la conoscenza. Il signor Leone, che forse magari potrebbe anche lui venire un momentino, se lo chiama qualcuno, e lui è titolare di un'associazione che ha un nome un po' difficile, Spingi Legno, Push Wooders, Schiss Academy, Accademia degli Scacchi degli Spingilegno, che si occupa soprattutto di divulgare il gioco degli scacchi e della sua cultura. Io vorrei che venisse qui, ecco, il signor Leone a spiegarcelo lui direttamente, in modo che possiamo avere direttamente l'interessato. Prego, accomodati. Buonasera a tutti, sono Maurizio Leone, sono un insegnante elementare di scuola del gioco di scacchi della Federazione Scacchistica. La nostra associazione, la Push Wooders Chess Academy, si occupa soprattutto di divulgare il gioco degli scacchi tra i ragazzi, tra i bambini e gli adulti, e anche della sua cultura, della cultura degli scacchi, cercando di allontanare il gioco stesso da quella che è la cattiva abitudine, la cattiva storia di assimilarlo a un gioco di elite, un gioco di nicchia, eccetera. Io vorrei invece ricordare che è un gioco del popolo. I romani giocavano nelle bettole, nelle taverne la sera con a scacchi. È un gioco che ha più di 6.000 anni di età e mostra una giovinezza e un'attualità non paragonabile a nessun altro gioco. Va in internet tranquillamente, si fanno i tornei anche in internet. La nostra proposta è quella di offrire questa nostra passione, condividere questa nostra passione con tutti quanti voi di Botricello, insegnare il gioco agli adulti, ai ragazzi, organizzare un tornei e una carriera, tra virgolette, sportive, che possa portare qui atleti di un certo valore, organizzare anche tornei internazionali, portare gente a far vedere il nome di Botricello anche nel campionato italiano, e sia squadra che assoluto. Questa è la nostra proposta. Se ci vuole, vi chiedo scusa, sì. Abbiamo pensato di organizzare nei prossimi giorni, anche da lunedì stesso, un incontro programmati con adulti e bambini per insegnare, fare un primo corso alla buona, così far vedere cosa possiamo fare subito con voi qui in piazza, per poi incontrarci domenica
con un mini torneo, un incontro amatoriale dove ci sediamo a tavolino e giochiamo tutti quanti insieme. L'idea è questa: per giocare, per imparare a giocare a scacchi bastano solo 10 minuti, occorre una vita per poterci giocare. E allora, Salvatore, questo è un libro Francesco Barbieri che io ti ho regalato, sì, no? Ma non ho detto che... E devo dire che molti aspetti di questo libro anche io li conosco male. Il professore Santopolo è stato così maestro ad assemblare il tutto. Però io, ecco, vorrei, prima di passargli la parola, leggere queste due righe, perché dice: se è vero che la memoria collettiva è alla base dell'identità di un popolo, è altrettanto vero, scusate che gli occhiali devono essere tirati, è altrettanto vero che un evento può essere ricordato, per essere ricordato necessita di un percorso di ricostruzione che permetta di segnare le linee di demarcazione tra ciò che vale la pena di ricordare e ciò che può essere rimosso e consegnato all'oblio. Allora, ricordandoci quello che dicevamo ieri di Vittorio De Seta, che aveva recuperato la memoria, e che in Calabria c'erano dei custodi di memoria come Luigi Bruzzano, che raccoglievano le voci di libertà di numerosi autori, noi qui abbiamo oggi dimenticato queste persone, questi personaggi che forse, se li conoscessimo un po' meglio, ci farebbero sentire più orgogliosi di questa terra che molto spesso noi stessi siamo abituati anche a bistrattare, un po' per le amministrazioni che non funzionano, una classe dirigente che ha rovinato per intere generazioni una regione che adesso è allo sbando. E vedere queste persone che hanno lottato per degli ideali che noi non conosciamo, secondo me per i giovani è una cosa importante. Quindi io vorrei che tu dicessi due parole e poi fossi tu stesso, io mi metto lì a sedere a vedere questa presentazione del libro che il professore Santopolo farà insieme a te. Allora, chiederò al professor Santopolo, che ho imparato a conoscere già in un seminario a Simeri Crichi, un personaggio, posso permettermi, professore, personaggio nel senso positivo, nel senso positivo del termine. E quando ieri hai detto che hai conosciuto personalmente Pasolini, ovviamente sei stato... No, io avevo cominciato a leggere questo testo che Giuseppe mi ha regalato quando ci siamo conosciuti, e se non ricordo male racconta di una storia di un uomo che ovviamente ha lottato per la libertà e che ha avuto un non riconoscimento, soprattutto dal punto di vista della conoscenza, nel senso che è poco famoso, poco conosciuto, almeno per le nuove generazioni, e che mi ha particolarmente incuriosito per il fatto che sia stato un anarchico. Allora ti chiederei subito anche per le questioni che trattavamo prima, se questa nostra società ha bisogno di più anarchici per poter cambiare qualche cosa. Credo di sì, sarà uno degli argomenti dell'incontro di domani, quando parlerò dell'elogio della radicalità di Piero Bevilacqua. Noi dobbiamo cambiare completamente il nostro sguardo, intanto cercare di capire l'uso corretto delle parole e il significato che queste parole nel tempo hanno assunto. Cominciare a svelare alcuni trucchi lessicali e cominciare ad avere uno sguardo completamente nuovo. Ora, il problema dell'anarchia è un problema un po' complesso, perché ci sono, io nel libro scrivo a un certo punto che ogni autore ha un suo anarchismo di ritorno, cioè l'anarchia per principio dovrebbe essere non violenta,
nel senso che essendo l'anarchia il momento in cui si realizza il rispetto dello spazio degli altri, io esercito la mia libertà nel mio spazio, ma tengo conto che lo spazio vicino appartiene ad altri, non ho bisogno di... Purtroppo l'anarchia è stata confusa anche con altro, e la vicenda di Barbieri ce lo dice con molta chiarezza. Barbieri era uno che confezionava ordigni, cioè una persona che ha avuto la possibilità di studiare agli inizi del Novecento. Questo nasce nel 1895 a San Costantino di Briatico, figlio di un sarto, come diciamo noi in dialetto, un costureri, cioè quello che cuce, e di una contadina, però viene avviato agli studi. Diventa perito agrimensore secondo alcuni storici, perito agrario secondo altri storici. Ma questo non lo spinge a diventare un intellettuale, un uomo di pensiero. Lui si appassiona alla politica, prima si avvicina ai socialisti, poi conosce un anarchico più anziano di lui di 5 anni che viveva vicino Tropea, e da lì comincia il suo apostolato, comincia a conoscere. Poi avrà la possibilità, attraverso il suo vagare per il mondo, di conoscere personaggi come Carlo Rosselli e soprattutto Camillo Berneri, che era un intellettuale anarchico. Ma Barbieri, le rare volte che si cimenta con qualche lettera o con qualche citazione, è un disastro sintattico, per cui di fatto non è un pensatore. E una delle ipotesi di cui parte questo libro è che probabilmente pochi storici si sono occupati di lui, perché non ha scritto quello che io chiamo un Barbieri pensiero. Piacciono anche gli storici più democratici e hanno un po' di spocchia, nel senso che cercano di parlare dei loro simili, quelli che parlano lo stesso linguaggio, sono dei nostri, un intellettuale. Barbieri non è un intellettuale. Però poi ci sono gli storici tipo Amelia Paparazzo, tipo Oscar Greco, che si occupano di storia popolare, Enzo Misefari, che è stato un po' uno dei primi a cominciare questa attività, che ne hanno parlato di lui, ma hanno parlato anche di altri anarchici che l'hanno preso. Perché quello che pochi sanno è che la Calabria è stata pervasa da una cultura minoritaria importante, e che quando si fece l'Unità d'Italia la Calabria capì subito che il suo destino era un destino diverso, ed è prima di tutto non un fatto strutturale, economico. Cioè le favole sulla arretratezza sono delle barzellette, in realtà anche se voi pensate ai nostri paesi interni, quando è che hanno cominciato ad essere spopolati? Quando li abbiamo convinti che stare a Petronà significa essere minoritari. Quando in realtà, se andiamo a scoprire la ricchezza popolare di Petronà, le cose che sanno fare con le castagne, il pane e tutto il resto, è una ricchezza che si sta perdendo semplicemente perché sono venuti a mare a fare cosa? Ad omologarsi ad una cultura che non è la loro, che è estranea. Quindi quando si vogliono avviare certi processi, il primo processo è di tipo culturale. All'Unità d'Italia comincia ad uscire l'Illustrazione Italiana, è un giornale, in prima pagina c'è l'Italia. Allora abbiamo il Castello Sforzesco, il Duomo di Milano, le due torri di Bologna, la torre di Torino, la torre di Pisa, e poi c'è il Vesuvio. Cioè noi del sud non abbiamo storia. E qualcuno nel 1861 dimenticò una cosa elementare: nel 1300 nel mondo c'erano solo 6 città che avevano più di 300.000 abitanti, 4 di queste città erano italiane, 2 di queste erano meridionali, Palermo e Napoli, Roma e Milano, poi c'era Londra e Parigi, tutte le altre città del mondo avevano meno di 300.000 abitanti, Torino che era un piccolo borgo rurale e crebbe solo dopo che divenne capitale del Regno d'Italia, quando fu nominato re un Savoia, all'epoca contavano più di 30.000 abitanti, era un villaggio, questa è un po' la storia. Però, allora, nel momento in cui io convinco i meridionali che sono inferiori, a fine 800, qui venne Lombroso a misurarci l'altezza della fronte, la conformazione del cranio, per dire che tutto sommato noi eravamo minoritari perché geneticamente tarabili, no? Allora, come diceva Francesco Saverio Nitti, ha una popolazione perdente, restano due cose, o i migranti o briganti, e questa è stata la piaga che ha attraversato questa regione per anni. Francesco Barbieri sceglie una strada diversa, lui emigrerà, ma emigrerà per
esportare la rivoluzione. Cioè lui quando comincia a convincersi di certe idee si sposta in Argentina. Quando arriva in Argentina è in corso la Semana Tragica. La Semana Tragica portò 4.500 morti e tra i fucilatori che spararono in quell'occasione ci sarà un futuro capo di Stato dell'Argentina, Perón, che all'epoca era un semplice ufficiale, ma fu uno tra quelli che ordinarono di sparare sulla folla. Francesco Barbieri si lega a vari gruppi, io non voglio farla molto lunga per cui cerco di darvi l'essenziale della vita di questo personaggio. E si lega ad alcuni gruppi, pur frequentando, ma lo frequenterà nella parte centrale della sua vita e fino alla morte, Camillo Berner, nella prima fase frequenta altri tipi di anarchici, in particolare Severino Di Giovanni, che è uno che tra l'altro mise una bomba al consolato italiano provocando 24 morti. Questo suscitò un vespaio, costrinse Severino Di Giovanni a scappare. Lo stesso Barbieri andò in Venezuela, rischiava di essere estradato, a un certo punto tornò per qualche mese in Calabria, ma siccome era già stato segnalato dal fascismo fu arrestato. Riuscì ad evadere dal carcere di Vibo Valentia e si spostò a Marsiglia. Dopo una serie di vicende di questo genere, in pratica su per 10 anni tutti gli attentati che sono stati compiuti in Argentina avevano la firma di Francesco Barbieri come confezionatore di quelle che lui chiamava caramelle, ma solo che non erano dolci, facevano leggermente male, cioè le bombe. Aveva un laboratorio che fu scoperto per caso, perché un bambino che cercava un coniglio che gli era scappato entra in questo laboratorio e siccome aveva messo come sistema di sicurezza una bomba ad ogni porta, e quando sarebbe scoppiata la prima doveva scoppiare a catena tutto, il bambino sarebbe morto. Per sua fortuna qualcosa non funzionò e ci fu una sola esplosione. Il bambino si salvò, ma ovviamente furono avvisati i gendarmi, andarono lì e trovarono il laboratorio di Francesco Barbieri, che fu costretto a sparire dall'Argentina e ad andare in paesi in cui non sarebbe stato estradato. Questa è un po' la sua storia. Poi passò a Ginevra, si iscrisse al gruppo Sacchi e Banzetti, continuando sempre la sua attività di dinamitardo. Improprio, per lo più lui raramente ha messo delle bombe, più delle volte lui era confezionatore di bombe che altri utilizzavano per questo scopo. L'unica, nel frattempo era scoppiata la guerra di Spagna e la Spagna non era un fatto occasionale. In Spagna gli anarchici erano molto forti, erano i leader di questo movimento repubblicano, no? Ma indubbiamente gli anarchici entrarono in lotta di collisione con un altro gruppo che avrebbe dovuto lottare accanto a loro, ma che in realtà si mise contro. Il gruppo erano gli stalinisti. Stalin era il teorico della rivoluzione in un solo paese e in nome di questa aberrazione fece uccidere Trotsky in Messico, impedì la rivoluzione in Grecia, bloccò per 15 anni la rivoluzione in Cina, costringendo Mao ad allearsi con Chiang Kai-shek, e solo quando Chiang Kai-shek stava uccidendo tutti i comunisti finalmente cominciò la lunga marcia di Mao e le cose cambiarono e via dicendo. Stalin si rese responsabile di nefandezze terribili tra cui una lotta fratricida scoppiata tra anarchici e stalinisti che portò all'uccisione di Camillo Berneri, di Francesco Barbieri e di altri anarchici come loro. C'è un film bellissimo che vi invito a vedere se riuscite a trovarlo, si chiama Terra e Libertà di Ken Loach, in cui sono ricostruite queste vicende, le brigate anarchiche trucidate uno a uno dal terrore stalinista, perché l'anarchia faceva paura e lo stalinismo inseguiva lo status quo. Ora, Barbieri, stranamente, con tanti nemici che c'era fatto dall'altra parte della barricata, morirà per mano di gente che stava da questa parte della barricata. Lo stesso Orwell, l'autore di 1984, che ha scritto questo bellissimo libro Omaggio alla Catalogna, si domanda: ma cosa sta succedendo? E chi sono i miei nemici? Non riusciva più a capire.
in quale, in Spagna, da che parte stava. Quello che è importante, e cerco di chiudere perché grosso modo le vicende di Francesco Barbieri si racchiudono in questi pochi fatti. Fu arrestato da agenti stalinisti che si presentarono a casa e lo accusarono di essere controrivoluzionario. E lui disse, dopo 20 anni di battaglia antifascista, io sono anarchico, appunto, proprio perché sei anarchico sei controrivoluzionario. Non lo arrestarono subito, tornarono il giorno dopo e i loro corpi furono trovati in mezzo alla strada, uccisi, come in quel periodo fu ucciso in maniera strana Durruti, fu ucciso Ascaso e tantissimi altri compagni che erano stati protagonisti della rivoluzione spagnola. Ma come nasce un personaggio come Barbieri in una terra come la nostra? Nasce perché, e lo vedremo quando parleremo della Calabria, perché a fine 800 in Calabria ci sono dei fermenti culturali straordinari. 20 anni prima di Francesco Barbieri, nella stessa frazione, San Costantino di Briatico, era nato Raffaele Lombardi Satriani, zio di quel Luigi Maria che ci ha mandato la lettera ieri di saluto. Era un uomo molto colto, prima cominciò a darsi ovviamente, come tutti quelli che hanno studiato, hanno fatto studi aulici, studi piuttosto aristocratici, quando scopre dentro di sé questo interesse per la cultura popolare e comincia a raccogliere proverbi, modi di dire, canzoni, poesie e veramente ha fatto un monumento. Io credo che lo stesso Luigi Maria Lombardi Satriani debba molto al materiale dello zio che ha trovato nella biblioteca e che lo zio non aveva fatto in tempo ad utilizzare perché è morto nel 1966, anno in cui mi pare che Luigi si sia laureato, perché ci si incontrava spesso sul traghetto a Messina, lui era già assistente al magistero a quell'epoca. E quindi in quella fase, accanto a questi grandi interessi, nasce una scuola di demologia a Vibo che si raggruppa attorno alla rivista La Calabria, di cui il professore Candido e Filippo Curtosi hanno curato una splendida antologia e credo che dobbiamo essere grati a loro per questa fatica che hanno fatto, perché hanno riassumato documenti che non avremmo mai conosciuto e forse si sarebbero perduti o, come diceva Marx a proposito del suo l'ideologia tedesca, sarebbero stati abbandonati alla rodente critica dei topi. Però sono stati recuperati dagli archivi, messi in ordine, commentati ed è venuto fuori un volume che vi sarà presentato credo fra un paio di giorni più o meno. Attorno a questa rivista, oltre allo stesso fondatore che era Luigi Bruzzano, ci ruotano Capialbi e tantissimi altri demologi, compreso Lombardi Satriani. Si crea un clima culturale alternativo, cioè il clima della cultura delle minoranze, dei non garantiti, che necessariamente reca con sé messaggi eversivi. E il primo messaggio eversivo qual è? La nascita di un movimento anarchico molto forte nel vibonese. Capostipite di questo movimento era un tale Alessandro Bagnato. Alessandro Bagnato era un insegnante di scuola, di madre nobile, che però aveva, tra studi aulici e tutto il resto, aveva aderito all'anarchia, era un non violento, poi si avvicina alle tesi di Turati, fortemente anticomunista, ma poi gli toccò di vedere che il figlio maggiore, Domenico Antonio, diventerà segretario provinciale della Federazione Comunista di Crotone. Sono quelle contraddizioni che capitano in famiglia. Ma c'erano tantissimi altri anarchici all'epoca in Calabria, Malara, un po' dappertutto, in tutti i paesi. Era un movimento in ascesa, tenete conto che siamo a pochi anni dalla nascita dei partiti politici. Il Partito Socialista è stato fondato nel 1892, qualche anno dopo il Partito Repubblicano si forma, si costituisce in partito e nasce anche il Partito Radicale. Il Partito Radicale è uno dei partiti più vecchi nella storia di questo paese. Per il Partito Comunista bisognerà aspettare la scissione di Livorno del 1921 e nello stesso periodo è nato il partito cattolico, confluito poi nel Partito Popolare di Sturzo. Quindi c'è tutto un movimento e un'agitazione, ma tutto questo al nostro Francesco Barbieri sta stretto. Lui è un uomo d'azione
la grande amicizia che nascerà tra lui e Berneri è che sono esattamente l'opposto. Lui agisce, Berneri pensa. È uno che ha insegnato filosofia a Camerino, poi ha insegnato filosofia a Firenze, un fine intellettuale. Barbieri per lui è il fratello maggiore, quello che fisicamente lo protegge, e lui a Barbieri fornisce un modo di pensare che però non lo contagierà più di tanto. Questo personaggio sarà coinvolto in tantissime altre cose, ma quello che veramente colpisce in Francesco Barbieri è il silenzio che è calato su una figura di questo tipo. Ed è probabilmente la motivazione per cui ho accettato l'invito che mi hanno fatto Giuseppe Candido e Filippo Curtosi, che mi hanno tormentato per un anno perché scrivessi questo libro, dandomi materiale che poi ho utilizzato solo in parte, l'ho utilizzato sicuramente per la cronologia, ma ho capito che una storia come quella di Francesco Barbieri andava inserita in una storia più ampia, in una storia di questo paese. Com'è nata la questione meridionale e perché è nata la questione meridionale? Perché la Calabria a un certo punto ha dovuto rispondere con l'emigrazione. Pensate che nel 1904 erano emigrati un terzo della popolazione calabrese. Abbiamo iniziato timidamente, poi il fenomeno si è fermato perché gli americani misero un veto e non erano accettati gli analfabeti. Noi avevamo il 79% degli analfabeti residenti in Calabria, per cui anche quella fu anche quella valvola. E mi andava anche di stigmatizzare, ho finito, un aspetto importante che vi propongo qui come elemento di riflessione. L'emigrazione noi normalmente siamo abituati a considerarla per quella che lo conosciamo, cioè l'emigrazione in età moderna. Le motivazioni dell'emigrazione in età moderna non hanno niente a che vedere con l'emigrazione che è cominciata con l'Homo erectus 1 milione di anni fa. Questo omino che viveva in Africa ed era praticamente solo, no? Da 9 a abitanti per chilometro quadrato a 2 abitanti per 150 chilometri quadrati, cioè in pratica era difficile che si incontrassero tra di loro. Improvvisamente avverte il bisogno di spostarsi e va prima in Asia, poi va in America, per ancora lo stretto di Bering poteva essere percorso a piedi, e in Italia arriverà all'incirca, in Europa arriverà qualche 100.000 anni dopo. E la motivazione perché l'Homo erectus, che non aveva, non aveva spazio, aveva tutta la disponibilità alimentare di cui aveva bisogno, perché si sposta? Perché nel nostro carattere, nei nostri caratteri genetici c'è un input evolutivo che ci costringe a metterci alla prova. Io ho bisogno di misurarmi perché possono avvenire dei mutamenti nel mio patrimonio genetico, ho bisogno di misurarmi con altro, perché alla fine un uomo, tantissimi altri organismi viventi, ma un uomo in particolare non è mai un genotipo, è sempre un fenotipo, cioè una somma di geneti più ambienti. Per cui questo fu una delle motivazioni per cui, per esempio, in questa zona, prima della grande colonizzazione greca, ci passavano i greci e i fenici, era il luogo di traffico. Botricello deve il suo nome a un toponimo del Libano, si chiama Botri, che significa fosso o burrone. Se voi andate a guardare la geografia di Plinio, c'è un solo toponimo che si chiama Botri ed è ai piedi del Libano, perché da qui i fenici venivano per fare mercato. Come venivano i greci? Scilotraco di Rocca o scilotraco di Sillia significa semplicemente adatto per trasportare la legna, e Strabone ci dice che quando si tagliava la legna in Sila non c'era difficoltà per portarla alle navi a mare, perché bastava abbandonarla sui fiumi. In più, e ho chiuso, avevamo 3 fiumi navigabili: l'Alli, che in antichità si chiamava Crotalus, il Simeri e il Tagine. Poco più avanti c'era il Coragio. Con 3 fiumi navigabili, questa era un'area che sicuramente in dominazione greca era una delle più ricche della Calabria. Spero di avervi detto quello che dovevo dire in maniera essenziale, non volendo trattenervi fino a mezzanotte. Allora, ovviamente se c'è qualche curiosità al netto del professore Candido.
se avete qualche curiosità, qualche cosa. Un'informazione sul comune di Botticello, una sola. Dopo ti faccio io una domanda. Se è possibile, no. No, ho visto che in realtà l'hai un po' raccontato, cioè tu sei stato indotto in realtà a scrivere questo libretto, questo saggio su Barbieri, cioè indotto dal... Ma cosa poi mi hai intrigato? Volevo capire così da... Al netto diciamo del fatto che se qualcuno ti induce poi in automatico scatta una curiosità e quindi... Uno diciamo che poteva scegliere di scrivere su tanti altri personaggi, su tante altre questioni, e, tra l'altro anche per la tua storia che sto conoscendo in queste serate, personale, politica, ideologica e quant'altro. Volevo capire come poi hai superato questo dilemma di di dedicarti anche su input esterno a questo personaggio e non ad altri. Diciamo che personalmente non ero interessato a scrivere una cosa così perché non mi occupo di biografie, no? Però l'interesse e la competenza che dimostravano i miei due amici mi hanno indotto a cominciare a considerarlo. Allora ho capito che attraverso la storia di Barbieri potevo scrivere una storia più ampia di luoghi, di circostanze, di eventi che hanno abbracciato mezzo secolo. È stato uno dei periodi più ricchi della... Poi viene l'altra curiosità, cioè le mie curiosità vanno oltre le persone, cioè io cerco di indagare i fenomeni. Per esempio stavo ricordando che Botticello è un'area che ha avuto una storia importante. Forse voi non sapete perché probabilmente i protagonisti sono morti, ma la prima occupazione di terra, prima del grande movimento, si fece qui, all'Occhicello di Andali. Il terreno era proprietà del Marchese Mottola, l'industriante, si chiamava industriante perché avevano l'industria armentizia, ma diciamo la parola più corretta sarebbe Fittavolo, che poi riproducevano la stessa azienda che aveva il barone. Era Trogilo di Crotone, uno dei più grossi industrianti dell'epoca. Ovviamente in altri tempi sarebbero intervenuti i carabinieri e avrebbero tolto questi braccianti che hanno occupato. In realtà ormai da 3 anni non c'era più interesse a coltivare il grano. C'era il prezzo bloccato. Nel 1988 con un decreto il prezzo del grano fu bloccato. Ci furono anche problemi di mercato nero e qualcuno di non farci il nome per carità di patria, anche a Botticello ci furono delle denunce. E il mercato nero si realizzava per il fatto che all'epoca bisognava dare un quintale di grano per adulto e mezzo quintale ai bambini, ai vecchi. Questi, i poveri, risparmiavano sul pane che mangiavano e il grano se lo rivendevano. Questo grano che sfuggiva al controllo diventava grano da mercato nero, che si realizzò qui, si realizzò in tutta l'area del latifondo, si realizzò anche a Nicastro. Ecco, un nome che posso fare perché non appartiene alla vostra comunità, il barone Cosentini fu arrestato per questo. Barone Cosentini di Nicastro, quello che ha messo l'insegna a Petropoli, perché si chiamava Pietro. L'azienda era così grande che la elevò a città, la chiamò Petropoli, c'è ancora il cartello, e fece causa all'Istituto Geografico Militare perché non l'aveva inserita la carta geografica. Personaggio un po' strano. Qui c'era stato un grande movimento negli anni 20. La cooperativa, una cooperativa Patria, Lavoro e Libertà, fondata nel 1919 a seguito del decreto Visotti. Ora, io normalmente mi occupo di queste cose, perché ho scritto il libro su Barbieri, le motivazioni sono tante. Sicuramente ha contato il fatto che il personaggio mi dava la possibilità di fare un discorso più ampio, ma molto ha contato le attese di cui mi hanno caricato i miei amici e alle quali dovevo dare delle risposte. Io vorrei spiegarti perché invece l'ho caricato di questo compito, perché con Filippo abbiamo conosciuto questo personaggio grazie alle carte che lui ha raccolto negli anni, e
lui ha parlato che era una persona che lottava per la libertà usando la violenza. Noi abbiamo bisogno di persone che invece si occupino di lottare per la libertà. Prima abbiamo visto il video di Luca Coscioni, che è una persona colpita da malata di SLA, però che ha lottato fino all'ultimo per la libertà di ricerca, non una sua libertà personale, ma una libertà di ricerca in Italia che era stata di fatto vietata con la legge 40. E noi abbiamo un non violento in Italia che sta lottando per la libertà, al quale io so che tu ti sei anche unito facendo insieme a me un giorno 24 ore di sciopero della fame, la lotta non violenta di Marco Pannella per le questioni delle carceri. Quindi ancora noi, forse da queste persone che lottano per la libertà, hanno lottato per la libertà, dovremmo trarre esempio, ovviamente non per mettere le bombe, perché giustamente Franco Santopolo ci faceva notare come lui fosse uno che le confezionava le bombe, ma non le ha mai messe, forse l'unico incidente che capitò quando fu scoperto il suo corpo. E la cosa che non era proprio un non violento l'anarchico di Briatico, però era un utopista, diceva sempre, questa è stata la frase che secondo me tra quelle che ho letto di Francesco Barbieri mi ha colpito così tanto da spingere Santopolo a scriverlo: l'utopia accende una stella nel cielo della dignità umana, ma ci costringe a navigare in un mare senza porti, perché bisogna trovarli i porti. Sull'utopia forse l'assessore Puccio ha qualche idea diversa. Io però, siccome nei prossimi, professore, soltanto è molto familiare la nostra discussione, come vedi, quindi ne possiamo approfittare fino a mezzanotte, quindi non c'è problema. Nelle prossime serate noi tratteremo questa questione, diciamo, del meridionalismo, della idea che sussiste e insiste ormai da più tempo anche attraverso movimenti dichiarati, costituiti, sulla idea che sul movimento, diciamo, borbonico. Volevo chiedere, siccome tu hai fatto un passaggio sulla questione, volevo chiederti qual è la tua opinione oggi, senza ovviamente entrare nel revisionismo, scadere nel revisionismo storico, se magari qualche tentazione ti venisse di fare, dal tuo punto di vista e dalle tue conoscenze, perché noi già lo scorso anno abbiamo affrontato questo tema, lo tratteremo ancora quest'anno, non tanto perché siamo appassionati di idee diverse e quindi bisogna, ma per dare spazio anche a questo movimento che propone, ha una proposta politica alternativa sulla quale se non altro bisogna interrogarsi. Allora ti domando, dalla conoscenza della storia che hai potuto anche imparare attraverso questi testi che hai scritto, se questa è una cosa possibile o una cosa, un'utopia di alcuni che la propongono. Chiariamo subito che non è utopia, perché utopia è un non luogo, o come diceva Thomas Moore, è un'utopia, cioè un buon luogo, ma siccome il buon luogo non esiste, finisce col tornare al significato di prima, cioè è un non luogo. Allora non è un'utopia. Io credo che sia un'opera di revisionismo storico che ha qualcosa di devastante. Comunque la si voglia vedere, salvo piccole cose di poco conto, io credo che l'esperienza borbonica non sia assolutamente recuperabile per una serie di motivi. Primo, perché quando si è detto che l'Unità d'Italia e il Sud aveva dei soldi, è vero, ma erano depositati in banca. I risparmi non sono capitale, diventano capitale quando si trasformano in mezzi di produzione. Allora, noi eravamo ricchi, ma avevamo una ricchezza tesaurizzata. Primo, non c'era nessuno, le uniche industrie che si ricordano erano industrie più o meno statali. Pensiamo alle Mongiana e il cavallo di battaglia che tirano sempre. Vogliamo dirla la verità su Mongiana? Mongiana è un'area
che entra in crisi nel 1460 per decreto di un Borbone che caricò il ferro e l'estrazione del ferro di un daggio così gravoso che le miniere furono chiuse. Un secolo dopo furono date in feudo a Francesco Fieramosca, che poi li trasmetterà ai figli, nessuno di loro utilizzerà queste, fino a quando Carlo D'Angiò decide di riprenderle e di farle diventare statali. Senza entrare molto in polemica, vorrei solo ricordare una cosa: dove erano ubicati, quali erano i sistemi di trasporto, quali erano i costi per spostare questo ferro. Era un investimento economico destinato a chiudere, perché oltre non c'era solo Mongiana, c'era Pazzano, Gioiosa Ionica, erano tante le miniere di estrazione di ferro che via via hanno chiuso tutte. Ma io mi faccio una domanda: in un'Italia che cambia, che tende ad industrializzarsi, se veramente fossero stati convenienti dal punto di vista economico, pensate che dei privati non l'avrebbero rilevato? Se questo non è avvenuto, vuol dire che c'erano problemi un po' più gravi della... Per quanto riguarda il revisionismo borbonico, vorrei ricordare due cose. I Borboni hanno trucidato un'intera generazione di intellettuali durante la rivoluzione napoletana. Hanno azzerato totalmente l'intelligenza, i calabresi hanno pagato un tributo molto alto da questo punto di vista. Si è riformata una nuova intelligenza che sarà trucidata, esiliata o incarcerata nel 1848. I moti del 48 sono la definitiva prova di che cosa era il sistema borbonico. Quando furono sbattuti in esilio persone come De Santis, come Rosselli, e furono uccisi tantissimi altri patrioti. Cioè, in pratica noi abbiamo perso un secolo di intelligenza meridionale con due azioni repressive dei Borboni. Vogliamo recuperare i Borboni? Se fossi cannibale probabilmente sì, ma non lo sono e quindi non li recupero. Allora, grazie. Se qualcuno vuole intervenire su questa questione anche o su altre curiosità, oppure rimandiamo a domani con la continuazione del nostro programma. In particolare, vi cito questo prima di augurarvi la buonanotte e di ringraziarvi per questa vostra presenza. Ringrazio, colgo l'occasione anche per ringraziare le associazioni che hanno contribuito o stanno contribuendo alla nostra iniziativa. Domani, lunedì 29, ci sarà questo elogio, discussione sull'elogio della Regalità di Piero Bevilacqua, e poi pagine dell'Ottocento catanzarese, edizioni Orsini, i ricordi della nonna di Francesca Rizzari Gregoraci. A questo punto credo che possiamo augurarvi la buonanotte.